A quanti di voi succede a volte di pensare di fare un mensolone o una struttura, un mobile con degli spessori parecchio grossi, da 3, da 4, da 5 e non abbiamo magari materiale oppure vogliamo alleggerire un attimino questa struttura, sia per fatto economico ma anche soprattutto per tenere stabile il mobile con una leggerezza un po' particolare. Oggi vi faccio vedere come tamburare un pannello in modo più semplice, economico e veloce, senza usare nidi d'ape o altro. Non facciamo altro che prendere. Io adesso lo faccio in un campione, mi sono già tagliato i miei pezzettini, un 37x43. Prima cosa, i materiali che servono per tamburare un pannello, una mensola o questa struttura che andate a fare sono appunto questi compensati, che possono essere da 4 mm oppure anche da 6-8 e un semplice pannello di polistirolo che può essere sia questo bianco che è molto resistente, oppure anche quelli che si usano per quei pannelli termici che si usano per l'esterno delle case quando si fanno i capotti. Ok, lasciamo un attimo in parte il pannello di polistirolo e andiamo a fare il telaino. Lo spessore che ho usato per la struttura è lo spessore del polistirolo che ho. Fatto il mio telaio, faccio altro che inserire il primo pannello. Ovviamente gli metto sempre un po' di colla. Fatta la prima parte, con questo telaino e un fondo, non faccio altro che inserire il mio polistirolo. Ecco qui, questa è la mensola o il pannello, la struttura che potete costruirvi per un mobile o un mensolone. Questo è il risultato finale, un mensolone da 5 cm, molto leggero e robusto perché ovviamente non può mai flettere con il tipo di polistirolo che c'è all'interno. Il risultato finale può essere questo, io l'ho già preparato sempre per fare un campioncino, per farlo vedere, già verniciato e bordato qui in Tanganica. L'effetto laccatura risulta bene, i risultati. Adesso andiamo a tagliarlo in modo che vi faccio vedere come risulta
all'interno. Ecco che l'interno si presenta così, quindi non c'è problemi che fletti o ceda. Allora, spero che anche questo video vi sia stato utile per le vostre costruzioni, per le vostre strutture o mobili, mensole che dovete fare a casa. Noi ci troviamo qui al prossimo nostro video e ciao a tutti e alla prossima. Ciao.